L'associazione culturale Nicodemo offre un'importante novità editoriale alla città di Favara. Di che cosa si tratta? Sì, si tratta del giornale che è una delle nostre, diciamo, prime iniziative dell'associazione, che abbiamo voluto chiamare In Folio utilizzando un termine tecnico, che diviene ricettacolo, insomma, di quelle che sono le impressioni del favarese, e non soltanto, a contatto con la realtà in cui viviamo e confrontandola anche con le esperienze all'esterno della provincia, quindi confrontandoci anche con la capitale, con Palermo e non solo, anche con altre regioni d'Italia, cercando di tenere al corrente il cittadino favarese anche delle novità che si sviluppano in Italia e non, in alcuni casi, a 360 gradi per quanto riguarda la letteratura, l'arte e la cultura, ma anche la medicina, la cucina, perché no, la moda e così via. Come ogni buon giornale che si rispetti, sicuramente ci sarà una redazione giornalistica alle spalle. Da quanti ragazzi è formata? La redazione è fondamentalmente formata da, siamo in 5 qui presenti, in totale siamo comunque 8, gli altri 3 ci piace definirli inviati esteri, perché sono dei ragazzi che per ragioni di studio o di lavoro vivono fuori e hanno comunque la possibilità di offrirci un confronto anche con la realtà all'interno della quale vivono, nello specifico di Milano, o di Roma o di Siena. Poi chiunque voglia collaborare è ben accetto, cioè noi accettiamo le proposte editoriali di giovani che vogliano cimentarsi in qualche modo in questa esperienza, tutti i membri dell'associazione e non, anche se c'è qualcuno che dall'esterno vuole collaborare, siamo ben disposti e lieti di accettare il suo contributo. L'associazione Nicodemo è presente a Favara, le vostre attività? Allora, dato che comunque siamo neonati, abbiamo intrapreso delle attività che sono, a parte il giornale di cui aveva parlato Rino poco fa, e poi c'è un'altra attività mensile che è il club letterario, e poi al più presto faremo una mostra fotografica che sarà, si attuerà il 20 maggio. Il club letterario praticamente prevede la lettura di un libro e poi un incontro mensile dove si discuterà appunto delle impressioni del libro stesso che si è letto. Questo lo facciamo perché crediamo molto nella cultura, nel senso che per noi la cultura è fondamentale, la vediamo come mezzo per migliorare comunque le condizioni di vita di una società e di una comunità, e quindi vogliamo fare innamorare le altre persone della cultura come ne siamo innamorati noi. Poi l'altra attività la faremo il 20 maggio, sarà una mostra fotografica su Favara. Vogliamo far partecipare innanzitutto i cittadini favaresi esprimendo la loro opinione su Favara, nel senso che loro devono mostrare come vedono Favara, e quindi vogliamo che sia un momento di riflessione collettiva, cogliendo pure sia gli aspetti negativi di Favara, ma soprattutto gli aspetti positivi di Favara, perché quello che si propone alla nostra associazione è proprio questo, un atteggiamento costruttivo